sale, un'altra camera da letto. E qual è la vostra delle due? Questa era preparata per la granduchessa, ma lei ha preferito la camera che dà sul giardino. Beh, perché mi avete fatto richiamare? Suppongo che io me ne debba andare. Ve ne prego, questo non è un addio. Non ancora. Concedetemi ancora qualche istante. Voglio dirvi che sono disperato per quanto è accaduto tra noi. Non volete sedere un minuto solo? Beh, il tassametro cammina. Quando arriverà il taxi ci avvertiranno. Voglio dirvi semplicemente questo, mia cara. Mi sono condotto come uno screanzato. E voi dovete accettare le mie scuse sincere. Ma a mia giustificazione posso dirvi, o lasciatemi almeno dire, che in questo momento io ho gravi preoccupazioni. Molte voi le conoscete. E come dice Shakespeare, è difficile dormire bene con la corona in testa. Beh, non dice proprio così, ma il significato è quello. Perciò sono disperato, mia cara. Disperato al pensiero che voi mi vogliate lasciare proprio adesso. Mi sento così solo. Avete ragione. La mia vita è senza amore. Sono arrivato ormai alla mezza età. Oh no! Verso la mezza età. Le foglie della mia vita cominciano ad ingiallire. Oh, bravo! Questa battuta l'avete detta proprio bene. Eccomi qui. Ho raggiunto i 39 anni. Senza sapere che cosa sia amare ed essere amato. Come la favola della principessa addormentata. In questo caso chi dorme è il principe. Egli attende il bacio della bella fanciulla che lo risvegli. È amore quello di cui ho bisogno. L'amore purificante di una donna casta. L'amore purificante di una donna casta. Ok, ok, ho capito. Continuate. Lo sapete che cosa mi fanno pensare i vostri capelli? Al grano, quando è maturo. E i vostri occhi? Oh, sentite questa musica. Da dove viene? È un mio servitore. Ungherese. Suona sempre a quest'ora. Lamenta il suo perduto amore. Oh, infelice. Com'è triste la vita qualche volta, vero? Continuate a parlare dei miei occhi. Sono due specchi d'acqua gemelli. Due specchi di allegrezza e di gioia. Nei quali un uomo affogherebbe con entusiasmo. In tutti e due? In uno dei due. Mi piace, specchi d'acqua gemelli, è buona. Specchi d'acqua gemelli, continuate. Il vostro mento? Vi siete dimenticato del naso? Ma è naturale. Che cosa si può dire sulla perfezione? Ah, bene, allora continuate a parlare del mento. Questo è quello che penso del vostro mento. Oh. Tesoro, mio tesoro. Ok. L'avete voluto voi.
Vostra Altezza Reale, perdoni l'intrusione. È intollerabile! Con il dovuto rispetto, Altezza Reale, è una comunicazione così grave che non avevo altra scelta se non l'intrusione. La rivoluzione! No, la zia. La zia di Miss Degen, vittima di un grave incidente stradale, è stata ricoverata di urgenza all'ospedale e sua nipote è stata chiamata. Cosa? Vostra zia, Miss Degen, gravissima, non potete immaginare la gravità della sua situazione. Già. Vabbè, peggio per lei, così impara ad andare in giro a quest'ora da sola, a 93 anni. Miss Degen. Miss Degen vi ordina di uscire e io vi comando di ubbidire. Vostra Altezza Reale. Norbrook, sono seriamente scontento di questa mancanza di etichetta. Troverò certo occasione per esprimere il mio malcontento al Foreign Office. Mia cara. Dove? Ah, sì, ho capito. Ascoltate, prima di fare un passo in più, io devo solennemente avvertirvi di una cosa. Se faccio un passo in più, sapete cosa mi succede? Che mi innamoro di voi. Mi succede sempre così. Sempre? Tutte e due le volte. Perciò vi ho avvertito, state attento, io vi ho avvertito. Vieni, mia cara. Ancora un passo avanti. Povera Altezza Reale. Vieni. Povera Altezza Reale. Il passo è fatale. Buonanotte tesoro, buonanotte, a domani. Fate smettere questo baccano! Ehi, Don! Come può dormire un disgraziato? Oh, Miss Degen, finalmente, Miss Degen, vi devo assolutamente parlare. Miss Degen, Miss Degen! Buongiorno, Norbrook. Buongiorno, maestà. Mio padre mi ha mandato a chiamare, posso entrare? Forse credo sia meglio di no. I suoi servitori lo stanno vestendo, non riescono a infilargli gli stivali. Incoronazione! Niente sul resto del mondo! Niente sul mio paese, dove c'è la guerra civile o quasi! Io temo che vostra maestà esageri. Pare che la situazione in Carpazia sia ormai sotto controllo. Sotto un controllo che non va, questo è il disastro! Sì, signore, se volete riferire quello che ho detto al Foreign Office, riferitelo pure, me ne infischio! Vostra maestà mi giudica male. Nicky, spero che tu non abbia dimenticato, vero, che stasera alle 7 devi rivedere la tua cugina Luisa. No, papà.
poiché starai molto tempo senza rivederla e siccome vorrai certamente fare presto l'annuncio ufficiale, forse conviene che tu le dia una leggera indicazione dei tuoi sentimenti verso di lei. Un'indicazione leggera come i miei sentimenti? Non fare lo spiritoso, Nicky. La piccola Luisa è una bella bambina, l'hai detto tu stesso. Ho detto che mi piace come pattina. È abbastanza per sposarsi. Sciocchezze! Tu hai simpatia per lei e lei ha simpatia per te. Ma l'arresto di Wolfstein ti ha messo di malumore. È un avvenimento troppo importante per un semplice malumore, papà. Le sommosse continuano, sono organizzatissimi. E io non avevo altra scelta se non ordinare nuovi arresti. Nuovi arresti? Ho qui la lista, mi pare. Ah, sì. Eccola. Nessun amico tuo? Ho proibizione assoluta di fare amicizia con chi si occupa di politica, papà. Lo sai? E ora vorrei proprio sapere chi ho dimenticato di fare arrestare. Nicolai cercava un nome sulla lista e non trovandolo ha dato un respiro di sollievo. Verflucht! Allora, vi siete liberato di lei? Non ancora, Altezza Reale, me ne è mancato il tempo. Volete dire che è ancora qui? E che potrebbe entrare qui da un momento all'altro? È già stata qui. Ma non si può chiudere la chiave. Non c'è serratura. Per Gott! Devo presumere, Altezza Reale, che la serata di ieri non ha avuto un successo concreto. Norbrook, questa vostra maniera diplomatica di esprimervi comincia ad irritarmi. Sono dolente, Altezza Reale. Ma cos'è che è andato male? Tutto. Ma la ragazza specialmente. Davvero? Io credevo che la ragazza... Non c'è proprio niente da ridere, Norbrook. Ho una sola serata libera qui a Londra. Una sola. Mi voglio organizzare un po' di svago e che cosa succede? Che in questa città gremita di belle donne voi chi mi ha data a pescare? Una piccola americana cretinissima. Con il dovuto rispetto, Altezza Reale, cretina o cretinissima? La parola cretinissima non esiste. La faccio esistere io, cretinissima le va a pennello. E pensare che Lucy Maiden mi telefona tutti i giorni chiedendomi, implorandomi di concederle anche pochi minuti del mio tempo. Norbrook, c'è un vecchio proverbio che dice in mancanza di cavalli trottano gli asini. Telefonate subito a Lady Maiden e pregatela di venire a cena da me qui stasera. Ma Altezza Reale, il ballo al Foreign Office. Farò atto di presenza. Mi ritirerò presto, diciamo a mezzanotte e mezzo. Molto bene, Altezza Reale. Ergot. Buongiorno, mia cara, come vi sentite? Oh, sono felice. Oh, no. Perché? Ma potrebbe entrare qualcuno, vi prego. Ah, già, qui sembra di essere in una stazione. Me ne sono accorta ieri sera. Beh, è in porta? Stamattina non è ieri sera. Che differenza c'è? Ah, a meno che voi non siate più quello... posso servirmi di caffè? C'è una tazza sola. Ah, bene, userò la vostra. Ed ora, mio adorato Granduca, per voi sarà mattina, ma per me l'ora dei sogni non è ancora finita. In questo giorno d'incoronazione 1911, io mi sono svegliata romanticamente e pazzamente innamorata di voi. Là. Mia cara, sono commosso e lusingato, ma ritengo mio dovere... Oh no, no, non ho incominciato un altro lungo discorso. Sarebbe pieno di frottole come quelli di ieri sera. E non alzate così le vostre belle sopracciglia, perché molte delle cose che avete detto ieri, anche se sembravano battute di una commedia, erano tremendamente vere. Voi avete bisogno di amore.
Finora non avevo mai incontrato una persona che ne avesse bisogno fino a questo punto. Beh, ora l'amore l'avete. Congratulazioni. Cinci. E non devo chiedervi nessuna scusa, perché ieri sera io vi avevo messo in guardia. L'avvertimento di ieri sera riguardava soltanto una cosa e basta. Certo, perché? Ecco, voglio tranquillizzarvi, rassicurarvi, quella cosa non è accaduta. No? No. E allora che cosa è successo? Io ricordo soltanto fino al punto in cui ho detto il passo è fatale. Ecco, fatale lo è stato per davvero, ma in un altro senso. Le gambe mi hanno tradito e mi sono addormentata. Oh, povero, povero reggente. Oh, come mi dispiace, tesoro. Ok, ok. Avete imparato a parlare come me. Ma non importa, abbiamo anni davanti a noi, anni e anni. Ohimè, mia cara, mi dispiace, ma domani mattina devo ritornare in Carpazia. Oh, è crudele, domani mattina. Beh, non importa. Appena finisce il mio contratto, io prendo il treno e vi raggiungo in Carpazia, promesso. Brava, brava. Caro, ah, che giornata radiosa. È bello pensare che parte di essa la trascorreremo insieme. Ecco, vedete, Miss Degen. Miss Degen? Ieri sera mi chiamavate tesoro. Ecco. Vedete, tesoro, tra 10 minuti devo recarmi all'abbazia. Uh-huh. Il corteo e la cerimonia dureranno 4 o 5 ore. Alle 4 devo vedere il primo ministro e alle 5 l'ambasciatore di Francia. Uh-huh. Alle 6:30 ho un ricevimento qui e alle 7:30 devo recarmi a Ritz e da lì all'ambasciata russa. Alle 9 pranzo col principe ereditario di Bulgaria e alle 10 ho il ballo del Foreign Office dove naturalmente dovrò restare tutta la serata. Non vedo, ohimè, la minima possibilità, assolutamente. Oh, la vedo io! Vengo con voi a piedi da Ritz all'ambasciata russa, là. Mi dispiace, mia cara, mi sembrano sogni impossibili. Ohimè. Oh, e non dite ohimè ancora con quella voce, se no finirò per credere che non vedete l'ora di sbarazzarvi di me. E se me ne accorgo, vi avverto, io divento un diavolo, un diavolo senza scrupoli. Oh, ci risiamo, il capostazione. Buongiorno. Oh, buongiorno, Miss Degen, che piacevole sorpresa. Non capisco di che sorpresa parliate. A proposito, come va la vecchia zia stamattina? E ora mi dispiace, mia cara, ma devo andare a finire di vestirmi. Perciò, ohimè, voglio dire purtroppo, devo dirvi il mio piccolo addio. Oh no, non ora. Quando starete per salire in carrozza? E non sarà addio, ma au revoir? Se proprio. Sentite, potreste procurarmi un vecchio impermeabile o qualcosa del genere? Un vecchio impermeabile? Certo! Ho pagato 2 sterline per vedere il corteo reale dal teatro ai market. Non posso mica presentarmi in abito da sera. Va bene, vado a vedere se posso trovarne uno, ma non sarà una cosa facile. Buongiorno, Miss Degen. Ma che ballo è? È un nuovo ballo e io mi stavo allenando. Beh, voi non potete capire. Forse Vostra Maestà si starà chiedendo perché sono ancora vestita come ieri sera. In realtà è che ieri sera, quando c'è stato il fatto dell'invito e per il caviale, insomma, io
Io ho avuto uno stupido disguido con la chiave di casa e allora hanno dovuto prepararmi un letto qui in legazione. Ma certo, niente di più naturale. E mio padre dov'è? Si sta vestendo. Miss Degen, potrei chiedervi di farmi un piccolo favore? Mi sarei felice. Dovreste telefonare per me a un certo numero. Questo. Ah, sì? E chiedete dell'ambasciatore di Germania. Bene. Hello? Mi date per favore 657? Hello, l'ambasciatore, per favore? Ah, no, non è per me, è per il re di Carpazia. Ma non dovevate dire questo, vi sono spie dappertutto. Dappertutto? Euer Excellenz, ich werde ständig beobachtet. Sie sind der einzige Dude, den ich eine Nachricht senden kann. Dies ist ein General Ravino, werde zu schicken. In Anbetracht der letzten Wiegelung fällt die Entscheidung auf Datum 1. 25-2-24-3. Jawohl? Jawohl. Auf Wiedersehen. Grazie, Miss Degen. Non scorderò facilmente la vostra cortesia. La maestà. Tenete. Oh. Oh. Cos'è? Un piccolo ricordo per dirvi addio. Oh gosh! Ma è meraviglioso! Con il vostro stemma! No, un'inezia. Oh, scommetto che gioielli come questo ce ne sono pochi in Europa. A mesi spero... A mesi regalai una tabacchiera. Oh, questo vale molto di più. Una tabacchiera di Fabergé, in oro e brillante. Beh, pazienza, del resto non mi posso lagnare. Dopotutto mesi se l'è guadagnata sul serio. Ecco qua, appuntatemela. E ora mi devo svegliare. Temo proprio di sì, Miss Degen. È stato meraviglioso conoscervi. Se fosse durato di più. Che cosa c'è? Ho detto qualche cosa che non dovevo? No! Avete detto la vostra battuta alla perfezione! Ma sono le vostre medaglie, mi hanno fatto solletico! Ma perché siete così? Sembra che ci proviate gusto a sconcertarmi. Essere sconcertato è una cosa che non sopporto. Il ministro deve parlarmi. Vi raggiungerò fra 2 minuti. Attendetemi nel vestibolo. E nuovamente addio. Pezza reale. Ecco, Miss Degen. Non sono riuscita a trovare altro. Appartiene al sottocuore. Va benissimo. Beh... Com'è triste a volte la vita, eh? E a volte. Ora sarà difficilissimo trovare un taxi. Dovrò andare a piedi. Pazienza. Arrivederci. Chi era? Norbrook, chi era quella creatura? Un'anarchica? No, no, Altezza Reale Imperiale. Allora chi era? Era una signorina, Altezza Imperiale Reale. Si chiama Miss Degen. Richiamatela. Buongiorno, mia cara. Sono felice di rivedervi. Altezza Reale Imperiale. Perché siete vestita come una cospiratrice? Ah, è un nuovo giochetto di società. Sai, così me lo dovreste insegnare. Io adoro i giochi di società. No, Altezza Reale Imperiale, non è un gioco. Toglietevi quella cosa, non vi dona affatto.
fatto. E sedetevi, prego. Vorrei una sigaretta. Distende i nervi prima di una grande fatica. Non mi tenete compagnia? No, grazie, Altezza Reale Imperiale. Vostra Altezza Reale Imperiale, forse si chiederà perché sono ancora vestita come ieri sera. In realtà è che ieri sera io dovevo andare oltre Brixton. Prego. E poi c'è stata la storia del taxi. E io ho avuto uno stupido disguido con la chiave di casa e allora sono rimasta qua. Che cosa ha detto? Ha detto che ha perduto la chiave di casa. La chiave di casa? Che cos'è la chiave di casa? Ecco, Altezza Imperiale Reale, la chiave di casa. Ma non importa, non è interessante. Che notizie irritanti stamattina a Norbrook. Maude, la mia prima dama di corte, dice che non può lasciare il letto. E così per andare all'abbazia non mi resta altra scelta che la baronessa Brunheim. Il che significa stare pigiati in carrozza. A Maude non gliela perdono, proprio stamattina. Niente di grave, spero. Ma niente, assolutamente. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais les maladies des autres m'embêtent toujours. Surtout si elles sont imaginaires comme ça de la comtesse, vous ne trouvez pas. Beh, io non ho afferrato perfettamente quello che avete detto, Altezza Reale Imperiale. Prego? Non credo che Miss Degen parli francese. Oh, non parla francese, che sciocchezza, Norbrook. Abita a Parigi, come danza Radernard. N'est-ce pas, ma petite? Je suis sûre que vous parlez le français mieux qu'une française. Et surtout, d'une voix d'or. Oui. Sentito? Pregate la baronessa Brunheim di portarmi qui il cofanetto dei gioielli. Alzatevi, mie care. Lasciatemi vedere. Camminate. Oh. Ah, eccellente. Ben tagliato. Oh, Lotti. Posatelo qui. Oh. Non vi muovete, cara. Ma... Sì, può andare. Ah, ci vorrà anche questo, naturalmente. Ma Altezza Reale Imperiale, si tratta di un gioco. Eh? Avete detto qualche cosa, cara? Chiedetele, per favore, se si tratta di un gioco. Desidera sapere se si tratta di un gioco. Lotti, datele la vostra mantellina. Ma, ve ne supplico, ditemi che cosa mi sta succedendo. Sì, 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 di bene in meglio. Lotti, mia cara, ci rimarreste molto male se... Affatto, Altezza Imperiale Reale. Con tutti i miei acciacchi le cerimonie molto lunghe mi mettono in terribile agitazione. Benissimo, allora è deciso. Arrangiate il vostro velo e prestate i vostri guanti. Ma che cosa mi sta succedendo? Ve ne supplico! Vi nomino per un giorno mia dama di corte. Mi accompagnerete voi all'abbazia. Ma Altezza Reale Imperiale, non potete farlo! Voglio dire, mi riconosceranno e sarò arrestata. Arrestare una mia dama di compagnia, bambina mia, non sapete quello che dite. Ma cosa farò? Dove mi siederò? Ma farete quello che faccio io, vi siederete accanto a me e farete quello che faccio io. Mi sembrate un po' nuda e... Ah, ci vuole una decorazione. Su, presto, è ora di è un divertimento, mio caro. Morirai da ridere. Portiamo Miss Degen all'abbazia. Portiamo Miss Degen? Però le occorre una decorazione. Quella color mauve, che non ne ha. Oh, sì, caro, quello che hai conferito l'altro giorno al Foreign Secretary, così decorativa. Sì, 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 diamole quella. Lo tiene il bureau, nel cassetto di centro, portatela al reggente. Oh,
andate così in carrozza, staremo comodi. Fate ginnastica svedese, immagino, per avere i fianchi così sottili. È fantastica, mi dicono, come tutte le cose svedesi. Ma vi rendete conto, spero, che questa onorificenza viene conferita esclusivamente a chi ha reso al capo dello Stato un servizio personale? Oh, ma che pedanteria! Se non l'ha ancora reso, un giorno o l'altro, qualche servizio lo renderà. Toglietele la mantellina. Inginocchiatevi. Io, reggente di Carpazia, investo col reale ordine della perseveranza di seconda classe. Alzatevi. Andiamo, cari, andiamo. Ed io, Mary, vi restituisco questo. Dopotutto, non è un addio, no?